Buongiorno ragazzi, andiamo ora a vedere l'ultimo argomento del nostro nuovo capitolo, che è un argomento secondo me molto molto interessante e in realtà anche molto molto attuale, che è una domanda penso anche molto antica però, cioè siamo soli nell'universo? A che punto siamo con la ricerca dello studio di altre forme di vita al di fuori della Terra? Quindi con quella branca che si chiama poi esobiologia, cioè la biologia al di fuori del sistema terrestre. Ok? Quindi si tratta di un argomento che era stato relegato a libri, romanzi, fiction fino a non molto tempo fa, ma che adesso è preso molto molto seriamente. Anche perché stiamo scoprendo una miriade, veramente una miriade di esopianeti, cioè pianeti che stanno al di fuori del sistema solare, ok? Ne abbiamo parlato nell'ultima lezione. Se vi ricordate, abbiamo anche detto che praticamente siamo a conoscenza dell'esistenza di questi esopianeti solamente dagli anni 90 in poi, quindi è una cosa molto molto recente, e quindi ci si comincia a fare un sacco di domande su quello che può trovarsi su questi pianeti. Ovviamente si tratta di un argomento interessante anche ancora molto dibattuto, anche fra gli scienziati c'è non molta concordia sull'argomento e ci sono diverse scuole di pensiero. Secondo me dobbiamo partire da un presupposto, ossia, oramai che abbiamo scoperto che ci sono, che esistono degli esopianeti, quindi dei pianeti anche al di fuori del sistema solare, e quindi abbiamo scoperto che noi non siamo un'eccezione, ok? Il nostro sistema solare non è un'eccezione, ma verosimilmente quello che pensano gli scienziati attualmente è che ogni sistema solare abbia almeno un pianeta. Facendo due conti, una stima molto veloce. Quello che pensano gli scienziati è che circa il 20% dei pianeti statisticamente che orbita intorno a un Sole si trovi nella fascia di abitabilità. Se vi ricordate, avevamo definito la fascia di abitabilità come quella fascia di orbita intorno a un Sole in cui c'è una distanza giusta da poter permettere la presenza di acqua allo stato liquido e di un'atmosfera sufficientemente densa su un pianeta. Ok? Quindi verosimilmente dove ci sono delle basi anche solo teoriche per poter avere una presenza di una vita o comunque di qualche traccia biologica. Quindi questo porta gli scienziati a stimare più o meno a spanne circa una decina di miliardi di pianeti come il nostro, quindi dentro una fascia di abitabilità presenti solo nella nostra Via Lattea, ok? Solo all'interno della nostra galassia circa 10 miliardi di pianeti papabili. Questo in pratica è un numero talmente enorme che trasformerebbe una possibilità in una virtuale certezza. Ma ci sono dei ma, ok? Il primo ma è quello che mi porta al famoso paradosso di Fermi. Avrete sentito parlare di Fermi, che è un grande, grande fisico italiano, tra l'altro, che diceva: se ci sono così tanti pianeti e quindi così tante possibilità e probabilità che la vita si sia sviluppata anche al di fuori del sistema Terra, perché non si sono presentate? Se il numero è così alto, perché non ne abbiamo notizia? Quindi questo ci porta un po' alle visioni opposte che hanno gli scienziati, tra chi dice che non è possibile che con un numero così alto di pianeti, una fascia abitabile, non si sia sviluppata autonomamente la vita, e tra chi invece dice sì, va bene, e allora se si è sviluppata dove è? Perché io non la vedo? C'è da dire che in risposta a questa seconda opzione ci sono delle considerazioni molto molto importanti da fare. La prima considerazione da fare sono le enormi, gigantesche distanze di cui noi forse non ci rendiamo conto che ci sono fra oggetti celesti all'interno, al di là del sistema solare, ma anche all'interno di una galassia, ok? Ricordiamoci sempre che la distanza fra pianeti o fra soli o fra galassie è in realtà un immenso vuoto, ok? Per quanto sia presente delle concentrazioni di massa locali e di materia locale, che siano i pianeti o che siano le stelle, in realtà in mezzo praticamente tutto l'universo è formato da vuoto. Giusto per fare una stima, per renderci conto delle dimensioni di cui stiamo parlando, se noi rapportiamo il nostro sistema solare alle dimensioni di una pallina da flipper, quindi qualche centimetro, e comunque il nostro sistema solare è praticamente vuoto con qualche pianeta qua e là. Se il nostro sistema solare è una palla da flipper, tutta la galassia è in proporzione grande come gli Stati Uniti, ok? Per renderci conto di quali dimensioni stiamo parlando. Quindi, anche se esistesse vita nel nostro
nella nostra galassia, quindi in quei 10.000 miliardi di pianeti che abbiamo detto, poi da lì a incontrarla ce n'è molta di strada, ok? Per non parlare di un altro fatto molto più importante, secondo me, cioè anche se si fosse sviluppata vita, non ha molto senso dire perché non si è palesata, cioè consideriamo un attimo la storia della vita sulla Terra, che abbiamo visto anche in classe. La storia della vita sulla Terra è cominciata 4 miliardi di anni fa, okay? Con degli archeobatteri, con dei batteri, con degli organismi molto molto semplici. I primi animali complessi, i primi esseri viventi complessi sono comparsi 600 milioni di anni fa, okay? Ci rendiamo conto quanto ci è voluto, quanti miliardi di anni ci sono voluti per avere, per portare a sviluppare in realtà da una vita semplice a una vita minimamente complessa, quindi il fatto che compaia della vita semplice va bene, il problema è far diventare, far sviluppare, far evolvere una vita complessa, ok? E fra questa vita complessa bisogna considerare un'altra cosa, che per far sviluppare un essere vivente senziente e quindi che sia in grado di capire o recepire anche solo il concetto di essere vivente presente su un altro pianeta, abbiamo dovuto aspettare praticamente 200.000 anni fa che si sviluppasse Homo sapiens, ok? Che si evolvesse Homo sapiens, ma non è neanche finita qui, perché in realtà Homo sapiens ha creato una cultura e una civiltà negli ultimi circa 20.000 anni, ok? Quindi il problema è questo, cioè la vita si sarà anche sviluppata qui sulla Terra 4 miliardi di anni fa, ma un essere vivente capace di comprendere che cosa significa l'abbiamo visto solo 20.000 anni fa circa. Significa che per 4 miliardi di anni la vita è esistita, ma no. Non significa che io possa avere contezza o un altro sistema di vita su un altro pianeta possa avere contezza di me. Quindi il contatto fra due forme di vita che si sono sviluppate autonomamente anche all'interno di una stessa galassia è praticamente non improbabile, praticamente impossibile. Parlare del fatto che quello che noi cerchiamo, magari, soprattutto perché l'abbiamo visto su film fiction, serie TV, quello che volete, è il classico omino verde. Che sembra alieno, ma in realtà è totalmente antropomorfo. Vedete, ha due braccia, due gambe, un naso, due occhi, quindi in realtà è fatto a immagine e somiglianza dell'uomo. Se mai noi trovassimo un'altra forma di vita intelligente nell'universo, comunque il fatto che questo sia praticamente totalmente uguale a un uomo, le possibilità sono assurdamente infime, ok? Praticamente impossibile. Ricordiamoci che l'evoluzione è totalmente casuale, quindi noi siamo come siamo per il frutto del caso che si è accumulato in miliardi di anni. Ovviamente un essere vivente che si è sviluppato da tutta un'altra parte su un diverso pianeta con diverse condizioni fisiche, ovviamente non sarà mai come noi. Dovremmo cercare tutta un'altra cosa. Pensiamo anche solo alla differenza che esiste fra animali diversi, ok? Pensiamo alla differenza che esiste fra animali e piante. Quello dobbiamo andare a cercare. Quindi quello che cercheremo in realtà nell'universo saranno delle strutture che mi possono ricordare quelle che sono la base della vita, anche qua magari. Quindi dovremmo aver capito oramai che la zoobiologia è presa molto molto sul serio, quindi la ricerca di vita al di fuori della Terra è presa molto sul serio, magari anche per capire poi come si è sviluppata la vita anche sulla Terra, può aiutarci anche a questo, ok? Quindi quello che cerchiamo non sono gli esserini verdi con braccia e gambe, ma sono molecole o strutture che sono basate sulla chimica organica. Dovreste ricordare che la chimica organica è la chimica che quindi tutte le molecole che girano intorno al carbonio, che è l'atomo, che è l'elemento di riferimento e che indica tutta la materia organica, quindi vivente, che c'è sulla Terra. Quindi tutte le nostre strutture, tutte le nostre cellule, le proteine, i lipidi, i carboidrati, tutti sono basati fondamentalmente sul carbonio, ok? E quindi questo è quello che noi cerchiamo. Abbiamo detto già che le nostre ricerche avvengono in maniera indiretta, semplicemente cercando degli esopianeti all'interno di una fascia di abitabilità, quindi in cui verosimilmente può svilupparsi la vita, ma poiché prendiamo questa faccenda molto seriamente, abbiamo anche già sviluppato delle tecniche di ricerca che invece sono dirette, ok? Vediamolo un attimo.
La prima tecnica, che è quella che abbiamo già messo in campo da diversi anni, è quella di mandare delle sonde su altri pianeti o su delle comete, per esempio, delle sonde che poi fanno delle analisi e cercano quelli che possono essere dei segnali di vita, okay? In particolare si cerca i batteri, ok? Cercano delle tracce di vita fossile che mi testimoniano che lì c'è stata, se non ora, comunque almeno in passato, delle attività vitali. Una seconda tecnica di indagine che si sta cercando invece di sviluppare in questi anni è l'utilizzo di telescopi che vanno mandati in orbita. Ovviamente non pensiamo ai telescopi solo come a quello con la lente di ingrandimento, ok? I telescopi che si usano adesso sono anche in grado di rilevare non solo lo spettro del visivo, ma anche per esempio le onde radio come i radiotelescopi oppure telescopi infrarossi, ok? Tanti campi di ricerca. E quindi si pensa di mandare in orbita questi telescopi che analizzano la composizione dei pianeti, anche dell'atmosfera, alla ricerca di ossigeno. L'ossigeno, ricordiamolo, è un elemento che sulla Terra è presente in grandi quantità, ma in realtà nell'universo c'è veramente poca concentrazione di ossigeno. Quindi la presenza di questo elemento su un esopianeta significherebbe probabilmente che c'è qualche essere vivente che lo produce. Ok? Siamo di nuovo lì. Probabilmente con questo modo scopriremo se c'è ossigeno su un esopianeta che sta nella fascia di abitabilità. Poi, per sapere se c'è vita, bisognerebbe andarci. E si tratta ovviamente di distanze impensabili. Ok? La terza metodologia, invece, la terza tecnica di indagine diretta è una tecnica che in realtà va avanti da diverse decine di anni, che consiste nell'inviare nello spazio dei messaggi radio. Ok? Qui parla di Arecibo, ma c'è anche il vecchio programma SETI, che sarebbe Search for Extraterrestrial Intelligence, in cui praticamente si manda un messaggio radio così, nello spazio, sperando che qualcuno lo raccolga. Vedete, per esempio, che con Arecibo era stato inviato all'interno del messaggio i numeri da 1 a 10, era stato inviato la sagoma dell'uomo, la struttura a doppia elica del DNA, diversi messaggi, ovviamente scritti in linguaggio matematico, che sarebbe l'unico linguaggio parlabile universalmente, visto che i nostri idiomi non avrebbero nessun senso. Qual è il problema di questa metodologia di indagine? È il problema che dicevamo all'inizio, cioè per ricevere un segnale radio e rispondere bisogna che tu non hai solo forma di vita, hai una forma di vita intelligente, hai una forma di vita che sa lavorare con le onde radio, ok? Quindi ricordiamolo che nonostante la vita sulla Terra esista da 4 miliardi di anni, qualcuno che sa lavorare, quindi sapere che cosa significa, saper ritrasmettere e ricevere un messaggio, sulla Terra esiste da 100 anni, ok? Quindi il fatto che nessuno risponda a questo messaggio non significa automaticamente che non esiste vita nell'universo. La questione è molto molto diversa. Una cosa è cercare la vita, una cosa è cercare la vita intelligente, ok? Quello che fanno SETI o Arecibo è cercare vita intelligente.